Ripartono gli incontri del villaggio campanelliano, seminario interdisciplinare in sistemi economici e diritti umani, che si sta svolgendo nel comune di Stignano, iniziato già nel maggio scorso. Un percorso in presenza e accreditato per la formazione continua del Consiglio Ordine Avvocato di Locri. Tanti i temi trattati nella piazzetta del comune, che ha visto l'inaugurazione e le relazioni del nostro vescovo Monsignor Francesco Oliva, che ha messo in evidenza l'impegno pastorale per i diritti umani nella diocesi, e Francesco Vigliarolo, docente dell'Università della Plata, che ha trattato il tema dell'impegno economico-sociale per i diritti umani. Oggi lanceremo la giornata inaugurale per lanciare appunto questa scuola di formazione, che sarà realizzata in collaborazione tra la Cattedra UNESCO dell'Università Nazionale della Plata e il Comune di Stignano con il villaggio campanelliano. È una scuola di formazione che prevede lavorare sui temi dei diritti umani, dell'economia, legati allo sviluppo territoriale. Per noi è assolutamente una grande gioia e un orgoglio poter lavorare qui nel sud Italia e nel comune di Stignano su questi importantissimi temi. Grazie a Telemia, che come sempre diventa media partner di questi incontri del villaggio campanelliano, che ormai dal 2018 vengono organizzati ogni anno per ricordare la figura di Tommaso Campanella, filosofo delle Calabrie, pensatore universale. Per l'anno 2003 il comune di Stignano, piuttosto che organizzare i soliti eventi, ha voluto invece che la scuola, gli insegnanti della cattedra dell'UNESCO in sistemi economici e diritti umani dell'Università Nazionale della Plata facesse un corso seminariale domani per concludersi giorno 3 agosto, perché sul nome di Campanella esperti di varia formazione potessero ricordare quanto forte sia stato l'impegno di Campanella attraverso i suoi scritti per ricordarci la centralità dell'uomo, il riconoscimento dei diritti inviolabili dello stesso e soprattutto quanta necessità ci sia di creare sistemi economici a vantaggio umano, perché quello che contava per Campanella, e credo conti ancor più in questo momento storico, è la costruzione del benessere attraverso il riconoscimento dell'umanità.